Il caldo record in Italia comincia ad attenuarsi e diminuiscono le città da bollino rosso che oggi sono 13 rispetto alle 19 di ieri. Secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello massimo di allerta interesserà tra le altre Catania, Firenze e Roma, mentre una sola città è in arancione, Bari. Domani rinfrescherà con la comparsa di 7 bollini verdi a Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. In particolare convogliando aria atlantica, oceanica sulle nostre regioni, contribuendo quindi a un affievolimento di questa onda di calore. Parleremo non di una cessazione di questa configurazione, quanto piuttosto, come ho detto, di un'attenuazione. Pioggia, grandine e temporali si sono abbattuti ieri su gran parte del nord Italia dopo giorni di afa e grande caldo, particolarmente colpito il Piemonte, dove le forti piogge sono state accompagnate da grandine e raffiche di vento che hanno provocato danni in molti comuni, tetti divelti, alberi caduti e danni ad auto e abitazioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nella provincia di Cuneo. Il maltempo ha investito anche il Trentino Alto Adige, particolarmente colpiti distretti di Bolzano e Merano. Quest'anno però si prepara a entrare nella storia d'Italia per un triste primato, quello per il numero degli incendi. Se negli ultimi 15 anni la media è stata di 263, quelli divampati in Italia dall'inizio dell'anno hanno già raggiunto quota 243.